Buonasera, benvenuti a questa seconda serata di incontri tra cielo e terra nel Salone Estense. Il mio ringraziamento sempre al Comune che ci ospita, grazie anche a voi per essere presenti. È mio piacere oggi introdurre il professor Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale presso, è meglio che metta gli occhiali, presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica. È coordinatore scientifico del Center for Applied Statistics in Business and Economics. Diciamo che svolge diversi ruoli, ne ho individuato qualcuno significativo, insomma. Coordinatore scientifico dell'Osservatorio sulla condizione giovanile istituito da Regione Lombardia. È un esperto in commissioni Istat e ministeriali, dove viene consultato, e anche consigliere del CNEL. Ha scritto diversi libri, vi dico il primo e l'ultimo. Non è un paese per giovani. Questo anche un pochino per capire gli interessi, insomma, le varie indirizzi di ricerca, insomma. Non è un paese per giovani. L'anomalia italiana, una generazione senza voce. E questo è un problema. L'ultimo, invece, è Storia demografica d'Italia, crescita, crisi e sfide. Inoltre scrive su diversi quotidiani importanti, come Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Repubblica, quindi per noi è un vero piacere conoscerla e averla qui per parlarci di un problema che ci è estremamente a cuore, che è quello del riscaldamento globale, però che si accompagna tra questo problema molto italiano anche dell'inverno demografico. Quale futuro, però qui guardiamo uno sguardo al pianeta, quale futuro del pianeta? Grazie. Bene, grazie, è un piacere essere qui, grazie per l'invito. Diciamo che il titolo è un po', si estende, si allarga un po' troppo, poi insomma, vi dirò alcune cose che sono comunque connesse con questi temi, ma insomma, che sono un po' da spunto per una riflessione che riguarda soprattutto la chiave demografica e poi come si intreccia anche con i temi del futuro del pianeta, del futuro insomma, della popolazione sul pianeta. Allora, partirei con a cosa serve la demografia. C'è problema forse al microfono? Vabbè, intanto provo a... Ve la dico così. Allora, la demografia è forse la disciplina, adesso non voglio esagerare, ma insomma un po'... Visto che sono un demografo, cerco anche di un po' di sponsorizzare quello di cui mi occupo, è forse la disciplina che maggiormente ci aiuta a capire il mondo che cambia. In che senso? Provo a declinare questo aspetto del cambiamento letto attraverso appunto gli occhi della demografia in tre punti. Il primo è il fatto che la demografia guarda il cambiamento non nel breve periodo, ma aiuta a guardare, ad alzare lo sguardo e a vedere come la realtà che oggi sta cambiando è inserita all'interno di un percorso. Cioè da dove arriva il cambiamento che oggi viviamo e dove eventualmente ci porta, perché aiuta anche ad avere scenari verso il futuro. Forse la disciplina che maggiormente è in forma, quella sociale, diciamo, nelle scienze sociali, maggiormente informativa nei confronti del futuro. E se voi chiedete a un economista quanto di prevedere il prodotto interno lordo dell'Italia nel 2050, non vi sa rispondere, vi dice non ho la sfera di cristallo, è difficile riuscire a dare un numero su quanto potrà essere il prodotto interno lordo nel 2050. Se chiedete a un sociologo quanto sarà nel 2050 la percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà, allo stesso modo vi dirà non lo so, dovrei sparare un numero a caso, non ho elementi per poter dare un'informazione solida.
Se chiedete a un demografo quanto sarà la percentuale di popolazione over 65 nell'Italia del 2050, il demografo vi dirà sì, lo so, te lo posso dire, sarà attorno al 34-35%. Quindi vuol dire che la demografia ha questa informazione utile che ci può aiutare a capire quanto, come sarà, con buona approssimazione, con buona affidabilità, l'infrastruttura della popolazione. E se noi abbiamo questa informazione dell'infrastruttura della popolazione, di come sarà strutturata, l'impalcatura di come sarà la popolazione nel 2050, è un'informazione che ci è utile, perché attorno noi possiamo costruirci anche quello che funziona attorno dal punto di vista sociale, economico, e che è coerente e compatibile con quell'infrastruttura verso cui stiamo andando. Se invece lo ignoriamo, è un'informazione utile che non utilizziamo, e quindi molto più facilmente ci troveremo il futuro che capita e non il futuro che vogliamo costruire e che è coerente con le trasformazioni in corso e i cambiamenti del nostro tempo. E questo è solo il primo punto. Il secondo punto è che la demografia si occupa di quattro sfide, che possiamo riassumere con quattro grandi I, del XXI secolo. Cioè, le principali sfide del XXI secolo sono temi di cui la demografia si occupa in maniera interdipendente tra di loro, tra l'altro. La prima I è quella dell'invecchiamento della popolazione, la seconda I è quella dell'immigrazione, la terza I è quella dell'impatto ambientale e la quarta I è quella dell'innovazione tecnologica. Sono quattro grandi I che sono le sfide principali del secolo in cui viviamo e che dobbiamo riuscire a gestire, a affrontare in maniera integrata. Cioè, non basta concentrarsi su una e pensare che se io mi concentro sull'innovazione tecnologica e ignoro le altre tre I, costruirò un futuro migliore. No. E vale anche per l'immigrazione, l'invecchiamento, eccetera. E dalla capacità quindi di dare risposta integrata a queste quattro I dipende la capacità di costruire il futuro che desideriamo in coerenza con le trasformazioni in corso, anziché trovarci poi con quello che capita. E noi siamo in Italia molto bravi a trovarci il futuro che capita e cercare di adattarsi, anziché riuscire invece ad anticiparlo e a fare le scelte giuste per tempo. Ma questa è una cosa su cui poi magari ci confronteremo anche con le domande. Terzo motivo è che al centro del cambiamento del mondo in cui viviamo sta il ricambio generazionale. Cioè il fatto che arrivano, cioè ci sono generazioni e arrivano nuove generazioni che si confrontano con le generazioni precedenti e portano la loro novità. Cioè il mondo cambia con il rinnovo generazionale. Cioè noi non siamo esseri immortali che vivono in un mondo immobile. E la possibilità di migliorare il mondo in cui viviamo è proprio legata a questo fatto, di non essere esseri immortali che vivono in un mondo immobile e di doverci quindi confrontare con nuovi sguardi sulla realtà che portano i loro desideri, le loro inquietudini, le loro idee, che si confrontano con quelle di chi c'era prima e cercano di proporre qualcosa di nuovo. Cioè, se non ci fosse questa ambizione delle nuove generazioni di andare oltre le generazioni precedenti, o di pensare che i confini posti dalle generazioni precedenti possano sia una sfida anche ad andare oltre, noi vivremo ancora nelle caverne, non saremo andati sulla Luna. Se siamo andati sulla Luna vuol dire che noi abbiamo realizzato qualcosa che le generazioni precedenti consideravano impossibile. Per tutta la storia dell'umanità andare sulla Luna è stato considerato come qualcosa che era irrealizzabile. E invece noi l'abbiamo fatto. Perché? Perché a un certo punto c'è stata l'ambizione ad andare oltre a quello che veniva considerato impossibile dalle generazioni precedenti. Ed è questa ambizione che noi dobbiamo, questo fuoco che c'è dentro, che deve esserci dentro a chi è nuovo, che arriva, di poter andare oltre il presente e poter portare valore nel futuro, che noi dobbiamo accompagnare, aiutare ad esprimersi se vogliamo migliorare la realtà in cui viviamo. Quindi il ricambio, la demografia, questo è al centro, cioè mette al centro il confronto, il rinnovo generazionale, i meccanismi che funzionano del rinnovo generazionale. Se non funzionano i meccanismi del rinnovo generazionale, chi arriva dopo sta peggio di chi c'era prima e quindi poi diventa qualcosa che poi non funziona per tutti. Se invece i meccanismi del rinnovo generazionale funzionano,
chi arriva aggiunge con la propria novità valore e che diventa appunto qualcosa che migliora in maniera condivisa la condizione di tutti. E noi siamo in una fase storica in cui qualche rischio c'è nei meccanismi di rinnovo generazionale, quantitativo, di cui si occupa la demografia, ma anche qualitativo, che si intreccia con i temi demografici. Per entrare un po' nel vivo di che come l'essere, il genere umano un po' affronta il tema del cambiamento e ci mette del proprio e ci mette come lo interpreta e che cosa produce poi di fronte a sfide che riguardano il mondo, la realtà che cambia, io mi concentrerò, poi arriverò ai giorni nostri, ma parto da lontano perché abbiamo detto che la demografia ha questo sguardo di lungo periodo, quindi parto da molto lontano, parto dal Neolitico. Okay? No, non dico milioni di anni fa, dico migliaia di anni fa, siamo nell'ordine di decina di migliaia di anni fa. Allora, fate finta domani di svegliarvi e vi svegliate nel mondo precedente al Neolitico. Che cosa fate? Domani, cioè proprio immaginatevi, mi sveglio, non c'è il mondo di oggi, siamo prima della rivoluzione del Neolitico. Che cosa fate? Tutti fanno la stessa cosa, cioè cacciare e raccogliere, sfamarsi per il giorno stesso in cui devono sopravvivere. Tutti, siamo tutti uguali e tutti facciamo la stessa cosa. Dobbiamo cercare cibo per quel giorno lì e per sopravvivere quel giorno lì. Poi succede, ed è esattamente quello che fanno tutte le altre specie di animali. Cioè cercano cibo per sopravvivere giorno per giorno. Non c'è l'idea di futuro. Cioè quello, tutto accade dalla mattina, durante la mattina, il pomeriggio, la sera, il tramonto, fine. Tutto, e il giorno dopo si ricomincia esattamente allo stesso modo. Non c'è nulla di quello che si fa in un giorno che rimane per il giorno dopo. E quindi non c'è il futuro, c'è un presente continuo. Cosa succede con la rivoluzione del Neolitico? Che l'uomo si inventa qualcosa che non aveva mai visto fare prima, né dalle generazioni precedenti né dalle altre specie animali. Cioè ribalta il rapporto fra popolazione e risorse, e la demografia questo è il centro, la relazione fra popolazione e risorse. Ribalta il rapporto fra popolazione e risorse. Cioè cos'è che succede? Perché? Ma che cosa succede? Succede che c'è una piccola glaciazione. Questa piccola glaciazione fa sì che le radici, i frutti, le bacche che prima non si trovavano, non si trovano più. Via via diventano più difficili da trovare nel modo e dove si trovavano prima. Le prede che prima ci cacciavano, e si sapeva che arrivavano in un'altra stagione dell'anno, che si spostavano in un certo modo, cominciano a cambiare il percorso della migrazione, eccetera, e non le trovi più. Quindi si è davanti a un possibile peggioramento oggettivo delle condizioni di vita e di sopravvivenza. Questa piccola glaciazione porta a un cambiamento, questo cambiamento rischia di portare a un peggioramento. E se si continua come si faceva prima, funziona sempre meno la possibilità di sopravvivere e di andare avanti. E allora che cosa succede? Siamo in presenza di un cambiamento di sistema. Cioè, quello che fa l'uomo e la donna, adesso userò per semplificare uomo, ma intendo uomo e donna, potrei anche parlare solo di donna e dire che intendo anche uomo, ma insomma, vediamo adesso come me la cavo. In ogni caso, cosa succede? Che di fronte a un possibile cambiamento che porta a un peggioramento, anziché rimanere all'interno del sistema e cercare di adattarsi al ribasso, si cambia il sistema. E nel cambiamento del sistema c'è un ribaltamento del rapporto fra popolazione e risorse. E anziché, come aveva fatto fino a quel momento, lui andare a cercare le risorse, cioè vado a cacciare, vado a raccogliere, decide, tra virgolette, di portare le risorse a sé. E quindi anziché cacciatore diventa allevatore. E anziché raccoglietore diventa coltivatore. E quindi anziché andare lui a cercare dove sono le risorse, comincia a coltivarle, gestirle, allevarle. E questo poi ha tutta una serie di cambiamenti accaduti, perché diventa stanziale, nel diventare stanziale alcuni riescono a coltivare alcune cose, altri ne coltivano altre e quindi bisogna anche commerciare, alcuni fanno alcune cose, altri altre e quindi bisogna anche differenziare le attività che si fanno e quindi
emerge anche una cosa che prima non c'era, cioè il fare assieme. Il fare assieme e anche utilizzare la forza lavoro degli animali, la forza lavoro collettiva, e nasce anche l'idea di futuro. Perché se tu puoi giorno per giorno cacciare e raccogliere, ma se tu cominci a coltivare qualcosa, coltivi oggi per avere domani. Cioè utilizzi il tempo come una variabile che consente poi di avere di più domani a partire da quello che inizi a fare oggi. Se tu cominci ad allevare un animale, aspetti che cresca prima di potertene cibare. Ma questa logica che quindi sposta l'azione di oggi nella quello che potrò avere dopo, più avanti, riguarda anche altre cose. E si entra in un pianeta diverso. Cioè, in che senso si entra in un pianeta diverso? Vuol dire che si entra in un mondo che funziona in un modo diverso da come funzionava prima. E diventano possibili cose che prima erano inimmaginabili. Ad esempio, costruire piramidi, costruire castelli, costruire cattedrali. Si entra in quel mondo lì. Nel fare assieme, nel differenziare le attività, si possono fare cose che prima non erano possibili. Quindi se voi prendete una persona di prima del Neolitico e gli fate vedere una piramide o un castello, lui pensa che sia un pianeta diverso, cioè che sia arrivato un semidio e che l'abbia costruito. Perché nel suo mondo, in cui tutto funzionava giorno per giorno e tutto funzionava con la forza delle proprie braccia e delle proprie gambe, nessuno poteva costruire una piramide. Era impensabile. E oggi viviamo in un terzo pianeta che è ancora diverso da quello delle piramidi, dei castelli e delle cattedrali. Perché se voi prendete un ragazzo all'epoca di Alessandro Magno e lo portate, quindi diciamo dopo il Neolitico, e lo portate all'epoca di Cesare, cambia qualcosa? Poco, si adatta facilmente alla realtà rispetto alla quale sa in qualche modo orientarsi facilmente, perché le cose funzionano più o meno allo stesso modo. Se portate questi due ragazzi all'epoca di Alessandro Magno e di Cesare all'epoca di Dante, in qualche modo si riorganizzano, si riorientano e riescono a fare le cose che facevano prima, perché non è che funzionano in maniera molto diversa. Ma se voi prendete questi tre ragazzi e li portate nel mondo di oggi, diventano dei disadattati, perché non riescono a capire come funziona il mondo di oggi. Cioè, se non ci sei nato, non ci sei cresciuto e non ti sei creato una forma mentale adatta per capire che cosa sta succedendo attorno e come si organizza, non, la televisione, il cellulare, le macchine che viaggiano, non riesci proprio a gestire questa complessità, questa realtà che è cambiata. Il che vuol dire che oggi siamo in un terzo pianeta, diverso da quello di prima. Che vuol dire che, di fatto, adesso non sto usando le slide, non so a questo punto se le userò, vabbè, vediamo. Vuol dire che di fatto nella storia dell'umanità ci sono state due grandi discontinuità. Una è quella del Neolitico di cui abbiamo parlato. Ma attenzione, piccola glaciazione, possibile rischio, uomo che si inventa qualcosa che non c'era prima e che la ribalta positivamente, ma con un cambiamento di sistema. Ma attenzione, questo cambiamento di sistema che fa partire la civiltà umana, perché la civiltà umana parte, no, col Neolitico, porta con sé anche dei rischi, nuovi rischi, come tutte le cose, opportunità e nuovi rischi. E nei nuovi rischi che cosa c'è? Ci sono le epidemie, perché vivere in densità vicino agli animali, commercio, eccetera, è niente più facile che si sviluppino le epidemie e che si propaghino. E quindi si entra in un mondo in cui ci sono le disuguaglianze sociali, ci sono gli schiavi, ci sono i faraoni e i re, e prima non c'erano, eravamo tutti uguali, ci sono le epidemie in maniera endemica presente, la peste, il vaiolo, il tifo, che continuano per tutta la storia dell'umanità dal Neolitico fino quasi a oggi, poi diremo della seconda discontinuità, e quindi disuguaglianze sociali, guerre, epidemie e condizioni quindi di rischio che rimangono, che caratterizzano quel secondo mondo di cui abbiamo parlato. A un certo punto c'è un'altra discontinuità, che è quella che porta nel pianeta in cui viviamo oggi, questo terzo pianeta. Questa discontinuità da dove parte? Di nuovo parte da un ribaltamento nel rapporto fra uomo e realtà e mondo in cui vive.
Cioè, è proprio un cambiamento mentale, culturale, cioè di come l'uomo rappresenta se stesso nella realtà in cui vive. Comincia a rappresentarsi in maniera diversa e quindi diventa anche qui un cambiamento di sistema. Quando scatta questo cambiamento? Con la rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica è un cambiamento proprio di atteggiamento nel guardare la realtà e il mondo. Fino a quel momento l'uomo era stato l'animale che meglio di tutti gli altri era riuscito ad adattarsi alla realtà, al mondo, alla natura. E infatti lo troviamo ovunque. Lo troviamo in montagna, in pianura, lo troviamo che va sui mari, che va in cielo, lo troviamo all'equatore, al polo nord. Non c'è un altro animale che lo troviamo in grado di adattarsi in qualsiasi posto del pianeta. Però con la rivoluzione scientifica gli nasce un'ambizione diversa. Cioè di non essere più l'animale che meglio si adatta alla realtà, alla natura, ma pretende, tra virgolette, di adattare la realtà e la natura a sé. E anche qui quindi c'è il ribaltamento. Non quello che si adatta meglio alla realtà, ma adattare la realtà a sé. Ed è qui che nasce l'antropocene. L'antropocene nasce con l'idea di questo potere che l'uomo si dà nella capacità di agire sulla realtà e modificarla in funzione delle proprie necessità e dei propri desideri. Bene, la rivoluzione scientifica quindi fa partire questo cambiamento di atteggiamento. Allora, di nuovo, mettiamoci mentalmente, adesso un po' sto semplificando, ma la logica è questa. Mettiamoci mentalmente in questa prospettiva, cioè supponiamo che a un certo punto noi decidiamo di adattare la realtà a noi, e non noi alla realtà. Ovviamente il metodo scientifico, il riconoscimento delle cause effetto, agire sulle cause per migliorare l'effetto, ridurlo se è un rischio, aumentarlo se ha conseguenze positive, eccetera, eccetera. Qual è la prima cosa che fareste? Qual è la prima cosa che vi viene in mente di fare una volta che avete questo potere di cambiare la realtà per adattarla a quello che voi desiderate che la realtà diventi perché si adatti a quello che a voi serve? La prima cosa che fate, lo dico io, la prima cosa è andare sulla Luna. La prima cosa, la primissima cosa. No, non è andare sulla Luna, anche se però questo diventa uno dei risultati che si ottiene. Perché questo vi fa capire, cioè, perché noi siamo andati sulla Luna? Non avevamo una necessità di andare sulla Luna, era un bisogno andare sulla Luna? No, era un desiderio. Cioè, era dimostrare a noi stessi che potevamo addirittura superare i limiti che le generazioni precedenti sempre hanno considerato come invalicabili e poter addirittura andare a farci una passeggiata sulla Luna. E l'abbiamo fatto. Però il primo vero, prima cosa che ciascuno di noi andrebbe a cambiare, ve lo dico io, poi voi potete anche non essere d'accordo, poi ci confrontiamo, però è quello che è successo, è sconfiggere la morte prematura. Nell'antico regime demografico, cioè fino a tutto il 700 e prima che iniziasse la transizione demografica, quindi con l'effetto che la rivoluzione scientifica, poi tecnologica e medica abbiano il tempo poi per prodursi, ma fino a quel momento lì si viveva in quel pianeta lì, in quel secondo pianeta, si viveva in un mondo in cui non solo c'erano le grandi epidemie, la peste e quella del Boccaccio, del Manzoni, quando arrivava si portava via in pochi mesi un terzo della popolazione, ma c'era una mortalità elevata in tutte le fasi della vita. Voi sapete ancora al momento dell'Unità d'Italia quant'era la percentuale di nati che non arrivava al primo compleanno? Il 20% circa. Cioè un bambino su 5, 1861, cioè iniziamo ad avere i dati con l'Unità d'Italia, quindi con il sistema statistico che si consolida, eccetera, censimento, raccolta dei dati, eccetera, mortalità infantile, intesa appunto come mortalità nel primo anno di vita, 20%. Ma non perché quell'anno lì è stato un anno particolarmente sfortunato, era la normalità. Cioè noi siamo passati da questo secondo pianeta nel passato in cui la morte di un figlio era un evento normale, più della metà dei figli non arrivava in media all'età dei genitori, quindi se uno su cinque non arrivava al primo compleanno, di cinque bambini che nascevano in media, tre non arrivavano all'età dei genitori. Quindi c'era un sistema demografico che prevedeva tanti figli, in media cinque,
di cui però solo due arrivavano a sostituire i genitori. Quindi il sistema era in equilibrio, cioè le generazioni si equiparavano e la popolazione cresceva lentamente, poi intanto arrivava la batosta della pandemia e la riportava giù e la riportava riallineandosi alle risorse che secondo Malthus crescevano in maniera lineare mentre la popolazione in maniera esponenziale. Quindi la normalità per tutta la storia dell'umanità fino a poche generazioni fa è stata quella appunto di nascite naturali, cioè ci si sposava e poi arrivavano quanti figli arrivavano, ma questo era anche funzionale al fatto che la mortalità era elevata e quindi in media di 5, su 5 figli due arrivavano a sostituire i genitori e quindi c'era un equilibrio tra due genitori e due figli che li sostituivano quando diventavano genitori e la popolazione non si estingueva e rimaneva sostanzialmente stabile. Altrimenti nel lungo periodo, se non ci fosse stato un equilibrio di questo tipo, ovviamente si andava verso l'estinzione. Quindi la prima cosa è dire, ma perché dobbiamo dare per scontato che un figlio che nasce debba morire in maniera prematura? Perché la mortalità infantile deve essere così elevata? Possiamo capire perché è elevata e poi agire per ridurla? Ed è questo che il metodo scientifico ci dà. Ci dà questa possibilità, cioè capire la realtà per intervenire e migliorarla e cambiarla e adattarla a quello che noi desideriamo. Tu vuoi che tuo figlio che nasce arrivi fino alla tua età e vada anche oltre? Risposta, sì. Ci siamo riusciti? Risposta, sì. Ci siamo riusciti. Questa è la grande conquista del mondo in cui viviamo. Oggi noi siamo passati dalla morte di un figlio come evento comune alla morte di un figlio come evento eccezionale e altamente traumatico. Perché oggi non lo contempliamo che un figlio muoia, mentre in passato era la normalità. Noi non ci rendiamo conto che abbiamo fatto questo passaggio, che forse è una delle conquiste maggiori come genere umano di cui dobbiamo essere orgogliosi. Quindi qui c'è l'altro passaggio, quindi, che combina rivoluzione scientifica, transizione demografica e poi anche transizione industriale. E finalmente arriviamo a qualche slide. Ecco, questa vi fa vedere il punto del cambiamento quando oggettivamente comincia a concretizzarsi, ma che ha a monte la rivoluzione scientifica. Qui siamo all'inizio dell'Ottocento, qui avete due indicatori, uno demografico in verticale e l'altro economico in orizzontale. In verticale c'è la durata media di vita. I pallini sono tutti i paesi del mondo, con più grandi e più piccoli in funzione della popolazione che c'è nei vari paesi. Quindi, speranza di vita alla nascita, tutti i pallini sotto i 40 anni. Quindi vuol dire che in qualsiasi posto si fosse nati fino all'inizio dell'Ottocento, si sarebbe comunque nati in un paese in cui la durata media di vita non arrivava ai 40 anni. Ok? Quindi spazio compresso in basso a sinistra e perché anche le condizioni materiali erano molto compresse. Cioè si viveva comunque in una società in cui larga parte della popolazione vive in condizioni di povertà disagiate e di sussistenza. Quindi basso benessere materiale, quindi sulla sinistra, e durata di vita molto breve, breve, almeno per i parametri di oggi, in verticale. E questi pallini e questo posizionamento strategico di questi pallini dovete pensarlo come qualcosa che è rimasto costante per tutta la storia dell'umanità. Quindi, che se noi fossimo uno di quei pallini lì, cioè supponete di essere uno di quei pallini lì, quale sarebbe per voi il desiderio come pallino? Cioè di rimanere lì o di spostarvi? Il desiderio è come andare sulla Luna. È impossibile, ma vorrei andarci. Ma questo è ancora più impellente, cioè impossibile, ma è successo prima, ma migliorerebbe le condizioni mie, della mia famiglia, dei miei figli, e vivere più a lungo, in condizioni migliori. Quindi, ambizione del pallino, beh, se mi trovo qui, vorrei spostarmi sulla diagonale. Ok? Perché sulla diagonale vuol dire che vivo più a lungo, ma anche in condizioni materiali migliori. Io e il mio contesto, il sistema territoriale, paese, sociale, comunitario. Purtroppo questa cosa non è mai successa. No, invece è successa. È esattamente quello che siamo riusciti a fare.
E questo è il grafico del 2010, ma in un mondo che si è messo tutto in movimento. Ora, lo spazio strategico che era occupato da tutti i paesi del mondo all'inizio dell'Ottocento è praticamente fuori dal grafico, è qua. Perché adesso il grafico parte dai 45 anni per aspettativa di vita. Perché adesso anche il paese più sfortunato si trova comunque ad avere un'aspettativa di vita migliore del paese più fortunato nell'epoca precedente, sostanzialmente. Quindi, vedete, qui c'è Congo, Zimbabwe, Mozambico, Somalia, sono comunque qui, e lo spazio strategico da cui si è partiti tutti era qua sotto, e comunque il mondo si è messo in movimento, proprio lungo la diagonale, creando delle differenze, perché alcuni paesi sono partiti prima. Cioè, la transizione demografica è iniziata in Europa, e quindi non è un caso che i paesi europei occidentali si trovino qui. Molti paesi asiatici si trovano qua, paesi dell'Africa subsahariana si trovano ancora qui, ma l'andamento è esattamente quello nella direzione auspicata. Cioè, adesso noi vorremmo che tutti questi paesi possano spostarsi e arrivare qua. No? Lo vogliamo? Ditelo, perché potete anche non essere d'accordo. Cioè, potete dire, no, a noi stavamo bene là, cioè, era meglio quando si viveva poco e si stava male. E vorremmo che, oppure vorremmo noi essere qua e tutti gli altri rimasti là. Ok? Ma se invece voi dite, no, noi vogliamo tutti essere qua, cioè vogliamo che un bambino che nasce oggi in qualsiasi posto del mondo abbia la probabilità quasi pari a uno, perché tutto, cioè, ovviamente la probabilità non è mai completamente pari a uno, perché può capitare di tutto, ma praticamente pari a uno, di partire dalla nascita, attraversare incolume tutte le età della vita e andare oltre l'età dei genitori e oltre l'età dei nonni. Lo vogliamo? Sì. Allora, prima cosa che va detta, se siete d'accordo, è questa non è una cosa scontata. Non è per nulla scontata. Cioè, il fatto che siano aumentate assieme sia la durata di vita e sia il benessere quantitativo non lo dice nessuna legge di natura, nessuna legge demografica, nessuna legge economica. C'è qualcosa che è successo, che siamo riusciti a ottenere, ma non è garantito. Quindi possiamo tranquillamente tornare indietro. Le guerre possono tornare, le epidemie possono tornare, le disuguaglianze possono creare disastri e possiamo creare anche altri disastri in più, visto che ci siamo dati questo potere enorme nell'antropocene. Quindi questa cosa qui, se noi la vogliamo, dobbiamo impegnarci perché vada nella direzione giusta. Non è scontata. Seconda cosa, ci sono delle conseguenze. Perché se noi andiamo là e portiamo tutti i paesi là, la popolazione mondiale aumenta. Perché si riduce la mortalità. Se si riduce la mortalità, tutti viviamo più a lungo e quindi la popolazione mondiale aumenta. Tutti arriviamo fino all'età anziana e quindi aumenta l'invecchiamento della popolazione. Quindi aumenta la popolazione complessivamente e cambia anche la struttura della popolazione. Perché si va verso un mondo che cambia anche, di nuovo cambia sistema, come è stato nel Neolitico, il sistema cambia anche dal punto di vista demografico. Quindi ragioniamo. Se in passato il punto di equilibrio era 5 figli perché almeno 2 arrivassero all'età dei genitori, ma io adesso abbatto la mortalità infantile e poi progressivamente la mortalità nelle varie fasi della vita, mi bastano 2 figli perché arrivino all'età dei genitori. Quindi abbasso la natalità. Quindi la diminuzione della mortalità mi fa aumentare la popolazione, ma poi successivamente ci sono i cambiamenti culturali che portano anche la natalità a diminuire e questo rallenta la crescita della popolazione e poi progressivamente andrà a stabilizzarsi. E questo è quello successo in Europa. L'Europa non cresce più dal punto di vista demografico. Perché? Perché alla fine è nella fase post-transizionale. Quindi c'è una fase prima della transizione, che è quella che avevo detto prima, c'è una fase post-transizionale in cui non si cresce più e c'è una fase in mezzo in cui si cresce. Chi è attualmente al centro della fase transizionale? L'Africa subsahariana. E non è un caso che sia il motore di crescita della popolazione mondiale, sia proprio lì. Perché appunto questo passaggio qua di questi paesi porterà il loro contributo alla crescita della popolazione mondiale. Perché la natalità qui è ancora elevata, la mortalità è ancora elevata, e poi devono riassestarsi progressivamente a vivere più a lungo e a ridurre la natalità. Quindi, attenzione, questo porta come conseguenza l'aumento della popolazione mondiale
e porta come conseguenza l'invecchiamento della popolazione, perché la natalità si riduce, quindi si riducono le nuove generazioni, ma si vive più a lungo, quindi aumentano gli anziani. Quindi, di nuovo come nel Neolitico, grande cambiamento che in parte è quello che noi vogliamo, ma che si porta dietro altri cambiamenti che noi dobbiamo gestire, non possiamo ignorare, perché hanno delle conseguenze. Se aumenta la popolazione, questo poi grava sulle risorse, come lo gestiamo? Se aumenta l'invecchiamento della popolazione, si riduce i giovani, la conseguenza dei giovani, c'è un problema nel rapporto tra generazioni che va gestito. Cioè avremo più pensioni da pagare, più spese sanitarie e meno persone in età lavorativa. E qui dovremo passare da un modello basato sulla quantità a un modello basato sulla qualità, che è il passaggio invece che facciamo fatica a fare e che è invece quello che dovrebbe guidare un modello sociale e economico nuovo a cui dovremmo mirare. Quindi, ecco qua, questo è quello che succede come conseguenza. I bambini, ecco, questo è il mondo nel 1950, la percentuale di under 5, vedete, il 14%, 14-15% ha meno di 5 anni nel 1950, ma non nel 1950, siccome qua siamo su scala mondiale, global population, qui a livello mondiale la transizione demografica era iniziata per ora solo in Europa sostanzialmente, quindi a livello globale questi livelli rappresentano quello che è sempre stato nel passato, cioè se noi tornassimo indietro nei secoli precedenti vedremmo la curva comunque stabilizzata su quel valore lì. E lo stesso riguarda gli over 65, quanti erano? Attorno al 5% della popolazione, quindi in tutta la storia dell'umanità nel passato gli over 65 erano attorno al 5% della popolazione, gli under 5 erano il triplo di fatto. Quindi avevamo una piramide demografica che prevedeva base larga e poi velocemente si arrivava al picco. E noi sappiamo come funziona una società e un'economia organizzata in questo modo, cioè con tanti giovani e pochi anziani, perché è quello che abbiamo sempre saputo fare per tutta la storia dell'umanità. Ma non sappiamo, perché non l'abbiamo mai fatto, come funziona una società e un'economia in cui i giovani sono pochi e gli anziani sono tanti. Perché è una cosa completamente nuova. E l'Italia si è assunto l'onere di doverlo dimostrare più degli altri paesi, perché da un lato, in senso positivo, siamo uno dei paesi dove si vive più a lungo, grazie al clima, la dieta mediterranea, le relazioni sociali, il sistema sanitario universale, anche se ha un po' di limiti, ma siamo anche uno dei paesi con più bassa natalità. E questo, come vedremo, poi ha delle conseguenze nell'accentuazione di alcuni squilibri che poi diventano difficili da gestire. E vedete, noi qui siamo qui, 2020-22, siamo esattamente nel punto della storia dell'umanità in cui gli over 65 superano gli under 15, cioè in cui c'è questo ribaltamento. Cioè la transizione, che è quella che dice passiamo da alta mortalità e alta natalità del passato a livelli di bassa mortalità e bassa natalità di oggi, è anche una transizione da tanti giovani e pochi anziani a pochi giovani e tanti anziani. E questo passaggio è esattamente quello che vivremo in maniera accentuata in questo secolo. Perché se poi le cose le gestiamo, avremo comunque una stabilizzazione che comunque dovremo imparare a gestire. Ma il momento in cui noi dobbiamo costruirla, questa società che cambia, è adesso. Perché funzioni quando a sistema la struttura sarà trasformata e rimarrà trasformata. E quindi questa è la sfida epocale in questo momento storico del mondo. Insieme a questo, appunto, abbiamo detto che le conseguenze, vogliamo vivere più a lungo in condizioni materiali migliori, vogliamo vivere tutti a lungo in condizioni materiali migliori, questo fa aumentare la popolazione. E vedete, appunto, popolazione che cresceva in maniera, insomma, modesta, a un certo punto cresce impennandosi, arriva, questa è la popolazione, scusate, questo è il tasso di incremento, questa è la popolazione che cresce moderatamente, eravamo 1 miliardo quando Malthus scriveva il suo libro, all'inizio dell'Ottocento, quando abbiamo fatto, insomma, la slide con i vari cerchietti che rimanevano fermi, e poi quando inizia la transizione, vedete, inizia in Europa, l'Europa comincia a alimentare la crescita, la transizione poi evolve e si sviluppa anche in Asia, Africa, il tasso di incremento quindi si impenna, e però siamo nel secolo adesso in cui, dopo questo aumento esponenziale della popolazione, la popolazione, dopo aver raggiunto, adesso siamo qua sugli 8 miliardi,
continuerà a crescere, ma vediamo già il punto in cui andrà a stabilizzarsi. Come abbiamo detto che la demografia ha questa capacità di anticipare i dati su quello che diventeremo, le previsioni delle Nazioni Unite sono abbastanza concordi, ormai stabilizzate, nel dire che la popolazione mondiale dovrebbe stabilizzarsi, cioè smettere, non solo rallentare come sta facendo adesso, ma smettere di crescere nel penultimo decennio di questo secolo. Cosa succederà dopo non lo sappiamo, cioè potrebbe diminuire, poi vedremo perché. Quindi il XX secolo dal punto di vista demografico è stato il secolo dell'esplosione demografica. La popolazione mondiale è passata da 1,6 miliardi nel 1900 a 6,1 miliardi nel 2000. Cioè in un secolo siamo passati da 1,6 a 6,1. E nel contempo abbiamo aumentato anche le condizioni materiali, ma con un carico sul pianeta, con inquinamento, con una serie di disuguaglianze, eccetera. Perché quello, il XX secolo, è stato un secolo in cui le cose hanno funzionato, ma hanno funzionato con un modello basato sulla quantità. Aumento della popolazione, per i vari paesi, le economie avanzate, qual era il punto di riferimento per misurare il benessere? Il PIL, il prodotto interno lordo. Quindi tu più produci, più consumi, più hai una popolazione elevata, più conti e meglio vanno le cose. Più aumenta gli anni di vita, meglio è. Sì, fino a un certo punto. Cioè, se tu abbatti la mortalità prematura, gli ulteriori anni di vita sono in età anziana e avanzata. E non ti interessa vivere più a lungo in età anziana, ti interessa vivere bene in età anziana. E quindi è la qualità di vita che conta, non semplicemente guadagnare quantità. Non so se mi sono spiegato. Cioè la quantità va bene se tu devi ridurre la mortalità infantile, perché poi i bambini vivono di più e vivono la loro età. Lo stesso per i giovani, lo stesso per gli adulti, ma quando tu entri in età anziana, avanzata, lì non è solo vivi più a lungo, perché rischi di vivere a lungo, ma in condizioni di malattie croniche, di non autosufficienza, eccetera, se non aggiungi qualità agli anni. Ed è esattamente questo il punto in cui ci troviamo. Tutta la aspettativa di vita che aumenta, adesso è l'aspettativa di vita che aumenta oltre l'età tradizionale della vita, cioè oltre l'età tradizionale. L'entrata in età tradizionalmente anziana. Quindi siamo in un secolo diverso. In questo secolo dobbiamo interpretare in modo nuovo il modello sociale di crescita, non più dal punto di vista quantitativo, ma puntando soprattutto sulla qualità. E le sfide che abbiamo davanti sono un intreccio però in questo secolo di quantità e qualità. Cioè non dobbiamo sottovalutare la quantità, ma dobbiamo passare a un modello basato sulla qualità. Quindi, se non è più il fatto che la popolazione aumenti in maniera incontrollata la questione del XXI secolo demografica, ci sono comunque altre quattro sfide che rimangono. La prima è che comunque, anche se la popolazione ha cominciato a rallentare, andrà a stabilizzarsi, nel frattempo, prima di stabilizzarsi, si aggiungeranno almeno altri 2 miliardi di persone nel pianeta. Cioè, sicuramente supereremo i 10 miliardi, quantomeno. Quindi vuol dire questa sfida ce l'abbiamo. Quindi altri 2 miliardi che si aggiungeranno, dobbiamo fare in modo che siano sostenibili rispetto al nostro modello economico di sviluppo, riduzione delle disuguaglianze e capacità, insomma, dell'impatto sulle risorse sul pianeta. E quindi questa sfida ce l'abbiamo. La seconda sfida è che comunque la crescita non è mai stata così differenziata all'interno del pianeta. Cioè nel pianeta Terra non c'è mai stata una crescita in maniera così disomogenea. E noi siamo al centro del Mediterraneo che confronta due realtà in crescita opposta sostanzialmente. L'Europa che non cresce più e che invecchia e l'Africa che cresce come non mai prima. Quindi abbiamo un continente che va verso la diminuzione come mai prima e invecchia come mai prima. È un continente che ha tanti giovani come mai prima e che cresce in maniera esuberante come mai prima. Al centro c'è il Mediterraneo, al centro c'è l'Italia. Noi non possiamo far finta di niente, sia complessivamente, se pensiamo al bene del pianeta e dell'umanità che deve affrontare le sfide, ma l'Italia è chiamata dalla storia e dalla geografia a mettersi al centro della composizione di questa crescita differenziata. E non può ignorarla, perché si trova a subirne le conseguenze, anziché gestire anche gli aspetti positivi del combinare invece
queste due sponde, pro e contro queste due sponde. Terzo elemento della sfida di questo secolo è che non ci sono mai stati così tanti stranieri, cioè nati in un paese diverso in cui vivono. E questa è una cosa che dovrà diventare sempre più la normalità. Cioè, noi vogliamo vivere in un mondo in cui se tu nasci in un posto sei costretto a vivere in quel posto, a sposare le persone in quel posto, a studiare in quel posto, a lavorare in quel posto e a morire in quel posto. No. Noi vorremmo nascere in un posto, fare esperienze, poi decidere di andare altrove, ritornare e spostarsi liberamente. Quindi deve diventare la normalità. Solo che viviamo in un mondo in cui invece i confini contano ancora, i limiti ancora ci sono, e quindi tutta la questione che l'immigrazione poi porta. Altro aspetto è che ovviamente questo si combina anche con il fatto che la popolazione cresce, cresce in alcuni territori e questo diventa una spinta anche dei flussi demografici. Quarto punto, non solo la crescita non è mai stata così differenziata dal punto di vista geografico, ma è anche vero che la crescita non è mai stata così differenziata dal punto di vista anagrafico, perché noi abbiamo all'interno dell'Europa, dei paesi occidentali, la popolazione anziana che aumenta come mai prima, come conseguenza della longevità, e la popolazione giovane che diminuisce come mai prima, come conseguenza della denatalità. E l'Italia è il paese in cui queste due componenti maggiormente corrono in direzione opposta. È il paese in cui gli anziani aumentano di più e i giovani diminuiscono di meno. E quindi il rapporto tra generazioni è più squilibrato. Sulla crescita differenziata, siccome abbiamo poco tempo, cioè, poi magari vi do alcuni spunti. Sulla crescita differenziata, vi faccio vedere questo grafico, questa linea tratteggiata è la popolazione dell'Europa, quindi non cresce più, e se si stabilizza e non diminuisce è solo grazie all'immigrazione, ma potrebbe anzi andare a diminuire. Questa popolazione, qui abbiamo tre aree del mondo che attualmente hanno la stessa consistenza demografica, circa 1,4 miliardi, e che è praticamente il doppio dell'Europa. Dovete pensare che l'Europa, tornando indietro, aveva il peso maggiore, è stata superata perché la transizione demografica poi ha interessato gli altri paesi e l'Europa è entrata in fase post-tradizionale, e adesso abbiamo tre aree che hanno 1,4 miliardi circa. Sono la Cina, che ha circa 1,4 miliardi di popolazione, l'India, che ha circa 1,4 miliardi di popolazione, l'Africa, che ha circa 1,4 miliardi di popolazione, ma stanno andando con andamento completamente diverso. La Cina è già in riduzione, perché? Perché la natalità, come la conseguenza della politica del figlio unico, è scesa sotto i due figli per donna, che è il livello di equilibrio, ma è precipitata ancora più in basso e la Cina non sa più come risollevarla. Cioè ha imposto la riduzione della natalità perché serviva a dare un impulso all'economia. Troppi figli, bisognava fare in modo che fosse l'età lavorativa centrale, quella che consuma, che produce, che fosse prevalente. Quindi avevi ancora pochi anziani, riduci i bambini e hai al centro quello che viene chiamato dividendo demografico, quindi lo chiamano gli economisti, cioè la popolazione che conta di più sull'economia che è quella che produce e consuma. E questo ha consentito alla Cina di avere un prodotto interno lordo che è andato a crescere. Ma la Cina a un certo punto ha detto: ok, noi imponiamo che non si abbiano figli, al massimo uno, ma però con l'idea che a un certo punto diremmo no, liberi tutti, cioè quando la fecondità è scesa troppo, diremo potete avere tranquillamente due o tre figli. E infatti ha fatto così, cioè, il governo di Pechino ha detto qualche anno fa, bene, adesso siccome la popolazione non cresce più e sta aumentando troppo la popolazione anziana, abbiamo troppi pochi bambini e si sta riducendo la forza lavoro, fate figli. Risposta: tu puoi obbligarci a non avere figli, ma non puoi obbligarci ad averli. Quindi la Cina adesso si trova con lo stesso problema che hanno le grandi democrazie, cioè l'avere figli è una scelta libera, nessuno ti può obbligare. E quello che conta quindi sono i fattori che agiscono positivamente sulla scelta libera delle persone. E questo la Cina non sa fare. Vedremo, perché la Cina è un po' sopra gli obiettivi poi. L'India invece non ha avuto questa brusca frenata e quindi supera. Attualmente l'India comunque ha una fecondità attorno ai due figli per donna, quindi è verso la fine della transizione demografica.
voi dovete tenere conto che c'è un effetto inerziale, perché non è che alcuni meccanismi demografici non sono chiari, neanche nei politici, e quindi dico delle castronerie. La popolazione ha una sua inerzia, quindi se anche noi adesso portassimo la fecondità africana ai 2 figli per donna, serve almeno una generazione prima che smetta di crescere la popolazione. Okay. Ed è quello che sta succedendo all'India. L'India è sì arrivata a 2 figli per donna, ma nel frattempo sarà quando la generazione che nasce, quando si è scesa a 2 figli per donna, che diventerà adulta, che la popolazione smetterà di crescere. E infatti vedete che quindi per un po' l'India andrà a salire, ma questa è solo crescita inerziale. Cioè quando la fecondità ormai scende sotto i 2 figli per donna, di fatto si perde la capacità endogena di crescere. Il resto è come tu hai sollevato il piede dell'acceleratore, per un po' la macchina andrà avanti, ma a un certo punto si ferma. Solo che in demografia non solo si ferma, a un certo punto poi torna indietro. Perché torna indietro? Perché se la fecondità è sotto i 2 figli per donna, sono sempre di meno i figli rispetto ai genitori. Quindi le nuove generazioni sono sempre di meno. Non solo perché la fecondità è bassa, ma perché la bassa fecondità porta anche a ridurre le coppie in età riproduttiva. Siccome le nascite dipendono da quante persone ci sono in età da avere figli, oltre che dalla media di figli che fanno, la natalità passata ti riduce il numero di oggi in età da avere figli e quindi va a vincolare progressivamente verso il basso le nascite. Diventa un meccanismo che si autoalimenta al ribasso. Cioè, pochi figli ieri, meno figli ieri vuol dire meno genitori oggi. Meno genitori oggi vuol dire meno figli domani vuol dire meno genitori dopodomani, e questo è, va in qualche modo a ripetersi. L'Italia è attualmente il paese che maggiormente sta entrando in questa trappola demografica. Attualmente, questo facciamolo vedere perché appunto, ecco qua, questo grafico aiuta a capire cosa sta succedendo. Allora, questo è il numero medio di figli per donna, si vede poco, insomma, ma credetemi, è il numero medio di figli per donna. Qui c'è il valore di 2, quindi quello di equilibrio. La transizione demografica è quella che ti fa passare dal vecchio sistema al nuovo sistema, che è il nuovo punto di equilibrio attorno a 2. Se noi arriviamo attorno a 2, la popolazione non cresce più, e c'è un equilibrio nel rapporto tra generazioni che rende sostenibile vivere a lungo e investire sulla qualità del vivere a lungo, perché la popolazione di età lavorativa non si riduce e quindi si stabilizza e si vive anche bene investendo sulla crescita e lo sviluppo. Domanda: ok, la transizione demografica nei paesi post-transizionali si è stabilizzata attorno a 2? Risposta: no, non è solo la Cina, tutti i paesi alla fine della transizione demografica scivolano sotto la soglia di 2. Quindi la soglia di 2 è solo un equilibrio teorico, ma anche di fatto, perché se tu vai sotto, crei squilibri e vai progressivamente a ridurre sempre di più. Ma non è un equilibrio effettivamente realizzato. Quindi quando noi parliamo di transizione demografica, l'idea è di dire passiamo da un vecchio equilibrio a un nuovo equilibrio. Questo nuovo equilibrio dovrebbe avere una stabilizzazione attorno a 2. Ce l'ha la stabilizzazione attorno a 2? No. Quindi non funziona il nuovo equilibrio. Non funziona, perché se noi rimaniamo sotto 2 non è un equilibrio, è una riduzione continua. E tutti i paesi sono sotto, cioè non c'è un'eccezione. Ma poi ci sono dei paesi, cioè la Francia che si sta sforzando molto sulle politiche familiari e vedete è a 1,9, è scesa a 1,8, anche la Svezia che punta molto sulle politiche di conciliazione, in maniera che lavoro e famiglia possono essere combinati assieme, quindi a favorire le scelte sia di lavoro e famiglia, eccetera. Però vedete anche qui comunque si è sotto il livello di 2. Però attenzione, se si è sotto il livello di 2, ma non troppo sotto, non si creano eccessivi squilibri, perché comunque il gap, il fertility gap, è compensato dalle migrazioni. Ma quando, come l'Italia, si va su valori molto bassi, da un lato si entra nella trappola demografica che dicevo prima, e dall'altro questi squilibri così rilevanti a un certo punto nemmeno più le migrazioni riescono a compensarli. Infatti l'Italia dal 2014 ha iniziato una fase, nonostante le migrazioni, una fase di riduzione continua e irreversibile, che l'Italia andrà a diminuire continuamente, perché la struttura demografica non è più in grado di invertire la tendenza. Quindi la popolazione diminuisce, l'unica cosa che ci possiamo giocare è fare in modo che le nascite anch'esse non continuino a diminuire,
Cioè, se noi riusciamo a stabilizzare le nascite, cosa succede? Che la popolazione diminuisce, ma almeno non c'è troppo squilibrio tra chi è anziano e chi è in età da lavoro. Cioè, facciamo in modo che si ribassi, ma rimanga a un livello tale che il rapporto sia sostenibile. Tanto per darvi l'idea di cosa produce questo, essere su livelli così bassi di natalità, attualmente, cioè finora, al centro della vita attiva dell'Italia c'erano le generazioni consistenti nate quando la fecondità era superiore a 2, cioè negli anni 50 e 60. All'epoca del baby boom nascevano 1 milione di bambini in Italia, oggi meno di 400.000, tanto per darvi l'idea del crollo sostanzialmente, no? Quel 1 milione di bambini entra in età anziana adesso e quel 400.000 entrerà in età lavorativa. E questo scompenso come lo si gestisce? Con un paese che ha anche un debito pubblico come il nostro? Ma non è solo questo, è che sta continuando così. Cioè, attualmente i trentenni italiani sono un terzo in meno dei cinquantenni. Che vuol dire? Che noi stiamo andando verso la prospettiva che la forza lavoro potenziale si riduca di un terzo. Provate a pensare all'Italia di oggi, con più anziani e con una forza lavoro ridotta di un terzo, e col debito pubblico che ha. Ma il problema è che i nuovi nati, 2023 e degli ultimi anni, sono un terzo in meno degli attuali trentenni. Quindi i futuri trentenni sono un terzo in meno degli attuali trentenni, che sono un terzo in meno degli attuali cinquantenni, e un terzo che si riduce continuamente di generazione in generazione, ditemi voi cosa può portare. Ma questi sono i dati, questa è la situazione. Quindi il problema non è tanto fare in modo che la fecondità italiana torni sui livelli di 2 figli per donna o che la popolazione italiana torni per forza a aumentare. Abbiamo detto che non è la quantità che conta, ma è un sistema che sia sostenibile. Qui troviamo una soluzione perché sia sostenibile. La natalità troppo bassa non è sostenibile, un po' deve alzarsi. Ma non può essere solo natalità, deve esserci anche immigrazione. Ma natalità e immigrazione hanno bisogno anche di qualità della vita, cioè formazione, qualità del lavoro, qualità della relazione con l'ambiente, qualità dei servizi. Tutto questo sistema deve essere visto assieme ed integrato. E questo è quello che consente poi di costruire una società migliore che va nella direzione giusta. Perché se poi non va nella direzione giusta, vado a chiudere, il problema è che le nuove generazioni non sono solo di meno e sono schiacciate da un debito pubblico eccessivo e da spese eccessive per una domanda della popolazione anziana che pone delle voci incomprimibili, perché le pensioni non si possono non pagare, anzi vanno migliorate se possibile. Il sistema sanitario non si può non rafforzare, va migliorato. Ma se voi avete meno capacità di generare benessere e ricchezza, e dovete spendere sempre di più in pensioni e in sistema sanitario, in cura e assistenza, riuscite ad avere i soldi da investire in formazione, in ricerca e sviluppo e innovazione, nei nidi, nelle politiche di conciliazione, nell'incontro fra domanda e offerta, quindi nei sistemi anche di servizi per l'impiego? Il rischio appunto è che si vada a depotenziare le voci non incomprimibili, che sono quelle che investono qualitativamente sulle nuove generazioni. E allora che cosa succede? Che i giovani se ne vanno, perché questa è la scelta più facile. Abbiamo detto che si vive in un mondo in cui non è che le tue opportunità, come nel passato, sono quelle che vedi aprendo la finestra della tua camera e guardando nel quartiere sotto cosa succede. Lo spazio strategico delle opportunità delle nuove generazioni è: accendi il tablet, il PC e vedi nel mondo che cosa succede. E vai dove tu vuoi essere parte di quello che succede nel mondo. E se tu non ti senti parte di quello che succede nel mondo, nel luogo in cui sei nato, vai altrove. E questo diventa la scelta più facile, che però, di nuovo, rischia appunto di complicare tutto il sistema, che invece ha bisogno di essere aiutato a girare nel modo giusto. Quindi arrivo alla conclusione, hanno tante cose da dire, ma noi dovremmo adesso fare un'operazione simile a quella della Torre di Pisa. Noi siamo stati bravissimi con la Torre di Pisa. Pisa è un successo del genio italiano, del senso del gusto, ma anche della capacità ingegneristica e di fare qualcosa che è diverso dalle altre torri, ma proprio perché è diverso è bello e funziona, ed è stabile, ed è attraente. Quindi noi dobbiamo pensare al progetto paese di questo secolo come fosse il progetto della Torre di Pisa. Possiamo essere anche pendenti, un po' squilibrati,
ma dobbiamo essere stabili, non possiamo crollare. Quindi la Torre di Pisa, come sapete, è stata costruita su un terreno di argilla e sabbia. Dopo la costruzione del secondo piano, all'inizio del terzo piano, e noi siamo nel terzo decennio di questo secolo, quindi abbiamo iniziato il secolo, abbiamo scoperto di essere un paese squilibrato. E come continuiamo con gli squilibri che abbiamo adesso? Perché se continuiamo come prima, a un certo punto crolliamo. Cioè l'OCSE dice che noi siamo il paese più a rischio di trovarci a metà di questo secolo con un rapporto di 1-1 tra pensionati e lavoratori. E un rapporto 1-1 tra pensionati e lavoratori non è sostenibile. Okay. Quindi, siamo qui al terzo piano, che cosa, come ci giochiamo il resto del percorso di questo decennio? Allora, all'epoca della Torre di Pisa si poteva avere alcune scelte che si potevano mettere in campo. Si poteva dire, siamo un paese fallito, se andiamo avanti così crolliamo, quindi rinunciamo al progetto paese. E quindi facciamo in modo che andiamo avanti, ma costruendo una torre, un obbrobrio di torre in cui ci attacchiamo sopra qualcosina, ma diventa una schifezza. Okay. Altra possibilità è facciamo finta di niente, poi vediamo cosa succede, no? Chi lo sa, magari c'è qualche miracolo, la terra si sposta di colpo, c'è un terremoto che ci raddrizza, non so, arrivano i marziani, e qualcosa. Quindi andiamo avanti dritti, boh, poi chissà. E questo è il modello Italia. Ma il modello Italia è anche la Torre di Pisa. E gli ingegneri della Torre di Pisa hanno detto, no, costruiamo una torre ancora migliore, ancora più bella, anche se è pendente, però deve essere stabile. Quindi non rinunciamo al progetto paese, sarà anche pendente, ma deve essere una bella torre pendente, diversa dalle altre, perché l'Italia eccelle quando non copia gli altri, ma quando riconosce le sue specificità e le fa diventare vincenti e le impone come nuove categorie del gusto, nuovi canoni. Ed è questo che noi dobbiamo portare al resto di questo secolo, quello il meglio che noi sappiamo fare, che è diverso dagli altri, ma che deve funzionare, deve tenere, deve diventare stabile. Quindi come l'ha reso stabile il progetto della Torre di Pisa? Uno, rafforzando la base. Fuori di metafora, che cosa significa rafforzare la base? Che le nascite non possono continuare ad essere così basse e diminuiranno per anno, perché avremo una base che non tiene. Quindi rafforzare la base. La seconda è continuare il progetto, ma con una curvatura opposta alla pendenza. Perché? Perché con una curvatura opposta alla pendenza, a un certo punto la torre va a compimento, ma con un baricentro che poi cade all'interno della base. E quindi diventa stabile, nonostante sia pendente. Fuori di metafora, che cosa significa? La base l'abbiamo detto, ma costruire con una curvatura opposta alla pendenza vuol dire agire sulle leve che abbiamo a disposizione che possono raddrizzarci, che sono occupazione giovanile. Noi abbiamo la più alta percentuale di NEET, giovani che non studiano e non lavorano, quindi abbiamo pochi giovani e li sprechiamo. Non sprechiamoli più. Cioè se ne abbiamo pochi, formiamoli bene, aiutiamo a inserirsi bene nel mondo del lavoro e valorizziamoli il meglio possibile. Perché qui abbiamo molto margine di guadagno. Questi giovani che non utilizziamo diventano una forza che mettiamo in campo che nessun altro paese può utilizzare, perché loro già li utilizzano, i giovani. Cioè loro sono già saturati sull'occupazione giovanile. Noi abbiamo margine di poterla crescere. Quindi se si riduce la forza lavoro perché si riduce la popolazione in età attiva, noi abbiamo margine di aumentare gli effettivi lavoratori aumentando i giovani occupati. Lo vogliamo fare? O pensiamo che i giovani italiani valgano di meno rispetto ai coetanei degli altri paesi? Perché se pensiamo che i giovani italiani valgano meno dei coetanei degli altri paesi e non valga la pena investire su di loro, andranno a dimostrare quanto valgono negli altri paesi. E questa è una decisione che dobbiamo prendere. L'altra seconda è l'occupazione femminile. Noi siamo il paese con più bassa occupazione in Europa, occupazione femminile. Di nuovo, pensiamo che le donne italiane valgano di meno delle donne degli altri paesi? Perché è bassa l'occupazione femminile? Perché non abbiamo strumenti adeguati di conciliazione tra lavoro e famiglia. Perché costringiamo le donne a scegliere lavori? Rinuncia ad avere figli. Ai figli? Rinuncia a lavorare. Conseguenza, bassa occupazione femminile, bassa fecondità, più squilibri demografici,
più povertà delle famiglie, meno capacità di crescita del paese. E più povertà infantile, perché appunto le famiglie non hanno un secondo reddito, le famiglie con figli, e quindi non possono nemmeno investire adeguatamente sui figli. Perché noi non siamo in grado di fare le politiche di conciliazione che fanno gli altri paesi? Possiamo farle? Perché se le facciamo, aumentiamo sia l'occupazione femminile che anche la natalità. Ma non perché costringiamo le donne ad avere figli, ma perché le mettiamo maggiormente nelle condizioni di dire: se lavori puoi anche avere figli, e se hai figli puoi anche lavorare, e le tue scelte entrambe possono essere combinate e positivamente aumentate. La terza leva è quella della lunga vita attiva. Visto che viviamo a lungo e possibilmente bene, possiamo anche mettere le basi per essere attivi a lungo. Quindi investimento in invecchiamento attivo, che può essere: continuo a lavorare ma cambio mansioni, cambio orari, cambio attività, faccio da consulente, metto a disposizione la mia esperienza, mi impegno sul sociale, eccetera. Beh, quella componente lì che cresce a partire dai desideri e delle capacità delle persone, perché non la valorizziamo, la mettiamo nel sistema politicamente? Possiamo farlo? È un'altra leva possibile, che se noi troviamo le politiche adeguate per mettere le persone nelle condizioni di vivere bene tutte le fasi della vita, anche quelle più avanzate, questo produce anche benessere come salute personale, ma anche restituzione sociale ed economica esterna. E la quarta leva è quella dell'immigrazione. Se noi non investiamo su un'immigrazione che diventa integrazione, che quindi contribuisce sia a sopperire i settori in carenza di manodopera, ma sia di integrarsi e quindi formare una famiglia ed avere figli, avremo non meno immigrazione, perché l'Africa continua a aumentare, il mondo continua a cambiare, ma immigrazione di bassa qualità, perché quella di migliore qualità cercherà altri paesi dove vuole andare a lavorare, ma anche vivere bene, formare una famiglia, e quella che arriva è quella che si accontenta di fare lavori a basso prezzo e si accontenta di non essere integrata, e però appunto creerà anche poi disagio sociale. Noi vogliamo andare verso questo tipo di immigrazione, perché non è che si può scegliere. Cioè, noi possiamo puntare sulla qualità dell'immigrazione, ma non evitare la quantità, perché come vedete il mondo va in quella direzione. Ultima cosa, per chiudere, c'è tutta la complicazione poi della complessità del mondo, della condizione dei giovani che devono progettare e fare le proprie scelte. Quindi la preoccupazione per il pianeta, per il riscaldamento globale, per lo sviluppo sostenibile, è qualcosa che, se noi non mettiamo i giovani nelle condizioni di sentirsi positivamente come agenti di cambiamento, di miglioramento della realtà in cui vivono, diventa una preoccupazione. Cioè diventa qualcosa che per loro è un'insicurezza aggiuntiva nei confronti del futuro. E quindi frena anche la capacità di essere soggetti attivi anche nelle proprie scelte quotidiane. E qui noi abbiamo dei dati inequivocabili da questo punto di vista, cioè che ci dicono che i giovani dicono: mi piacerebbe, anzi i giovani italiani ancora di più, dicono che vorrebbero favorire uno sviluppo tecnologico inclusivo più dei coetanei degli altri paesi, promuovere le opportunità delle nuove generazioni, ridurre l'inquinamento più degli altri paesi, ma soprattutto promuovere benessere e felicità dei cittadini. Questa è l'idea di futuro che loro vorrebbero contribuire a promuovere. Cioè essere parte del cambiamento che con loro genera miglioramento, e questo miglioramento ha bisogno di un nuovo modello sociale di sviluppo che li veda al centro e protagonisti. Ma se non li vede al centro e protagonisti con strumenti adeguati per incidere sulla realtà personale e collettiva, il rischio è che si demoralizzino e che perdino sicurezza, fiducia e diventi sovrastante l'incertezza nei confronti del futuro. E quindi a un certo punto si sentono anche impotenti e quindi dicono: in teoria voglio vivere in un mondo più sostenibile, ma semplicemente non è pratico. Ma perché non è pratico? Perché il mondo continua ad avere un modello sociale ed economico che è incompatibile col modello di sviluppo sostenibile, all'interno del quale tu sei vincolato e non riesci quindi ad agire positivamente nemmeno nelle tue scelte quotidiane. Non sei aiutato a sviluppare quei codici per diventare soggetto attivo di un cambiamento che con te diventa miglioramento. E quindi ti senti vincolato anche nelle tue scelte quotidiane, ma anche nelle tue scelte positive nei confronti del futuro. Questi dati appunto ci dicono, e sono le analisi che stiamo sempre di più approfondendo, è che l'ecoansia e la preoccupazione nei confronti del futuro del pianeta sono una fonte di incertezza che frena le scelte dei giovani, anche la scelta di avere un figlio. Perché la scelta di avere un figlio è una scelta, ed è la scelta più impegnativa e responsabilizzante che nel presente si può fare nei confronti del futuro.
Se voi provate a pensare, oggi, sono andato troppo oltre, chiudo, qualsiasi scelta che facciano i giovani è una scelta diventata reversibile. Si può uscire dalla casa dei genitori e ritornare a vivere con i genitori. Si può trovare un lavoro, perderlo e trovare un altro lavoro. Non c'è più un unico lavoro, non c'è più un'unica unione di coppia che vale per tutta la vita, non c'è più una casa che prendi e che rimane sempre quella. Tutto può essere reversibile. Lavoro, casa, autonomia della famiglia d'origine, rapporto di coppia, tranne che avere un figlio. È rimasta l'ultima, unica scelta irreversibile per le nuove generazioni. Il che vuol dire che ha bisogno attorno di un contesto supportivo che consenta quella scelta di poter, se desiderata, avere il supporto adeguato per poter essere realizzata. Ma se tu non hai politiche abitative adeguate, fai fatica a pagare l'affitto, fai fatica a stabilizzare il tuo lavoro, hai un reddito basso, mancano le politiche familiari, anche l'incertezza nei confronti del futuro diventa qualcosa che pesa ulteriormente, che frena le tue scelte, diventa una preoccupazione che anche a livello psicologico diventa bloccante sostanzialmente. Quindi noi dobbiamo aiutare le nuove generazioni a uscire da questa condizione di svantaggio oggettivo del presente e di incertezza nei confronti del futuro, e l'unico modo per farlo e farli sentire al centro di un modello sociale ed economico nuovo che è coerente con le sfide di questo secolo e che li mette pienamente al centro, perché a quel punto sia le scelte dell'oggi e sia la prospettiva del futuro andranno a migliorare con loro, a partire dall'energia e dall'impegno che loro ci metteranno nella loro vita e nell'azione collettiva. Grazie, mi fermo qua. Che dire, un quadro complesso, complesso in cui abbiamo anche la consapevolezza, perché tutti ne siamo consapevoli per le cronache, per le difficoltà che vediamo nei nostri figli, negli amici e così via, di vivere un periodo in cui sarebbero importanti delle scelte, ecco, che non vediamo fatte. Eppure dal discorso che così faceva, si direbbe che nella situazione di decrescita demografica grave in cui l'Italia sta precipitando e continua a precipitare, c'è anche un discorso di immigrazione che, se gestita bene, sarebbe una risorsa importante, oltre che appunto valorizzare i nostri giovani che sempre più spesso nessuna alternativa. È la cosa da fare, che quindi la politica, se avesse un minimo di lungimiranza, dovrebbe mirare. Insomma, ha sollevato tante questioni, tanti problemi. E se ci sono delle domande, abbiamo tempo per qualche risposta. Ecco. Prego. Rispetto al titolo e anche all'ecoansia, vabbè, se c'è focalizzato sull'Italia il discorso, no? Però vabbè, l'incremento della demografia può valere un po' per il mondo. C'è un dato che ho ascoltato di recente in più di un'occasione che riguarda l'ambiente, no? Il rapporto popolazione-ambiente. Soprattutto l'idea di mondo che hanno tendenzialmente le generazioni più vecchie di noi. Se uno fa una domanda a una persona e gli chiede come si immagina il mondo, diciamo al di fuori della città o dei posti abitati, uno si immagina il mondo, che ne so, una giungla, il deserto, un posto selvaggio, no? Poi se si vanno a guardare i numeri, di tutti i mammiferi della Terra solo il 3% sono mammiferi selvatici. Tutto il resto sono animali dell'uomo, animali che l'uomo si mangia o che usa per suo interesse. Quindi anche il tema del come stiamo in 10 miliardi o in 11 miliardi sul mondo se gestiamo le risorse così è un po' una cosa che sta sullo sfondo, ma che magari era fuori dalla presentazione perché non c'era tempo. Però mi sembra un elemento che poi un pochino l'ecoansia la giustifica, secondo me.
volevo sapere cosa ne pensava. Ma ne penso di cosa? Dei 10 miliardi? 10 miliardi sono un dato di fatto, perché fanno parte della transizione demografica. Cioè, quello che noi dobbiamo fare è trovare le soluzioni. Cioè, la popolazione africana cioè, nel resto di questo secolo, la popolazione mondiale, questi 2 miliardi in più, si aggiungeranno sostanzialmente in Africa. La Cina è in diminuzione, l'India è già nella fase in cui non partecipa più alla crescita, gran parte, il mondo occidentale complessivamente non cresce di più e va verso il declino. Noi dobbiamo favorire la transizione demografica in Asia, ma che vuol dire transizione demografica con condizioni di sviluppo adeguate e quindi con miglioramento delle loro condizioni di vita. E però dobbiamo anche fare in modo che questo sia sostenibile all'interno di un pianeta che comunque vedrà aggiungersi questi altri 2 miliardi. Questo è un dato di fatto, non possiamo non avere questi 2 miliardi in più. Qual è l'alternativa per non avere 2 miliardi in più? E allora dobbiamo gestirli, cioè dovremmo fare in modo che siano sostenibili. Teniamo presente che nel XX secolo noi siamo passati da 1,6 a 6,1 miliardi. Noi adesso dobbiamo aggiungere altri 2, ma siamo già in tanti, quindi questa c'è una crescita ulteriore, ma su un pianeta che è già ampiamente popolato. Quindi non c'è una soluzione semplice, non c'è un'unica soluzione semplice. Noi dobbiamo tenere assieme, come dicevo, queste 4 I, e tutte e 4 I devono funzionare. In parte l'innovazione tecnologica può aiutarci, ma deve aiutarci, non deve essere qualcosa che subiamo. L'immigrazione può aiutare a riequilibrare le varie parti del mondo. L'invecchiamento della popolazione dobbiamo gestirlo come qualcosa anche di positivo, di una lunga vita attiva, ma che aggiunga qualità. E poi c'è l'impatto ambientale, che dobbiamo fare in modo che sia sostenibile. Queste 4 I sono le sfide di questo secolo, e la nostra intelligenza è quella di mettere in campo soluzioni che funzionino. Possiamo pensare a soluzioni che funzionino chiudendoci rispetto alla novità che portano le nuove generazioni, come sensibilità, cioè come porre questi temi, e come nuove soluzioni che loro possono aiutare a trovare, a definire? No, quindi la soluzione non può essere facciamo a meno delle nuove generazioni. Cioè chiudiamoci all'immigrazione, chiudiamoci alle nuove generazioni e rimaniamo comunità che non crescono e che semplicemente invecchiano. Questo è un destino ancora peggiore rispetto alla sfida di avere 2 miliardi in più nel pianeta. Dobbiamo cambiare anche i nostri stili di vita, non basati sulla quantità ma sulla qualità. Non quantità di consumo ma qualità di consumo. Non quantità di produzione, di spreco, ma investire sulla qualità. Cioè non possiamo rinunciare a migliorare. Cioè la decrescita felice non esiste per me. Non esiste. Perché chi impone la decrescita felice impone alle nuove generazioni di vivere peggio rispetto alle generazioni precedenti. Noi dobbiamo mettere le nuove generazioni, consentire, non mettere in maniera paternalistica, ma consentire alle nuove generazioni di vivere meglio nell'accezione che le nuove generazioni danno a che cosa significa per loro vivere bene e meglio. Quindi serve un nuovo modello sociale di sviluppo. Noi continuiamo a ragionare con lo schema del Novecento, se facciamo queste domande. Se cambiamo i nostri modelli di consumo, di produzione e di misura del benessere, che non è il prodotto interno lordo ma è su altre dimensioni, vivremo meglio sulle altre dimensioni che non sono quelle che esauriscono troppo le risorse del pianeta o inquinano troppo. E poi, una volta che appunto arriviamo a questi 10 miliardi, la popolazione mondiale si stabilizzerà e andrà a diminuire, e dobbiamo comunque gestire anche delle risorse, cioè una variazione che è molto differenziata sul territorio e che fa la differenza. Se noi guardiamo almeno fino a come è andata finora, tutti gli indicatori ci dicono che in gran parte le dimensioni su cui è misurata l'agenda 2030
okay? Quindi gli SDGs, quindi gli indicatori che misurano il benessere più in generale all'interno dei vari paesi, tendono tutti a migliorare, non come vorremmo noi, perché con l'agenda 2030 si dice noi vorremmo che la mortalità infantile si riduca di tot, noi vorremmo che l'inquinamento e le emissioni si riducano di tot, noi vorremmo che le disuguaglianze e l'accesso quindi delle donne al lavoro, alla formazione, eccetera, eccetera, anche nei paesi si aumenti di tot, eccetera. Quindi abbiamo degli indicatori di un benessere più ampio e abbiamo dei target da raggiungere nel 2030 che sono poi declinati nei vari paesi. La buona notizia è che tendono ad andare verso la direzione giusta finora. Quello che dovremo fare è migliorare ulteriormente la consapevolezza che questa è la strada e che quei target lì sono target importanti che dobbiamo raggiungere. Cioè, se noi continuiamo ad essere in questa situazione che nemmeno le nuove generazioni che vorrebbero essere parte attiva di una difesa dell'ambiente e quindi di un nuovo modello basato sulla qualità fanno fatica perché non vengono aiutate ad avere comportamenti personali che cambiano il loro stile di vita, è questo il problema vero che poi rimarrà come cambiamento vero che cambia il sistema economico e sociale in cui viviamo e che restituiamo positivamente alle generazioni future. La quantità è qualcosa che dobbiamo portarci dietro perché è l'eredità del secolo precedente, ma la qualità è qualcosa che dobbiamo cambiare a partire dai nostri comportamenti e dalla nostra consapevolezza, cominciando a pensare in maniera diversa. Perché non è facile. Ci sono ancora domande? Prego. Può parlare ad alta voce.
Il problema è che noi investiamo di meno su tutte le voci che rafforzano i giovani che, quando appunto non trovano il sostegno adeguato in termini di formazione, noi abbiamo la percentuale più bassa dei giovani che arrivano alla laurea. E chi sono? Quelli che arrivano da famiglie con condizioni sociali più deprivate. Garantiamo di meno il diritto allo studio e quindi abbiamo anche meno mobilità sociale. E la mobilità sociale è quella che ci ha consentito nel secondo dopoguerra di creare il miracolo economico. E là avevamo tanti giovani che abbiamo messo nelle condizioni con un welfare che puntava sulla scuola, puntava su nuovi diritti, puntava su nuove opportunità, di avere una visione positiva del futuro in cui era di più quello che i giovani pensavano di trovare uscendo dalle mura domestiche, la promessa dell'impegno e del buttarsi nella mischia del lavoro della società, che la protezione che potevano trovare all'interno delle mura domestiche. Ora questa situazione si è ribaltata. Cioè è più l'aiuto che posso trovare dai genitori, perché una volta che escono si trovano in condizioni di faccio fatica a pagare l'affitto, non sono adeguatamente valorizzato nel mondo del lavoro, non ho un reddito adeguato e quindi o rinuncio a lavorare e continuo a vivere con i miei genitori anziché andarmene lontano perché devo pagare anche l'affitto, o se devo andarmene me ne vado oltre confine, cioè vado all'estero. Questo è quello che succede ancora di più nel Sud Italia. Cioè, il Sud Italia perché è in crisi demografica? Perché la natalità è crollata ancora di più, perché le condizioni dei giovani sono, e delle donne e degli strumenti sono più precarie, e i giovani cercano opportunità andando non solo a cercare lavoro altrove, ma iniziando ad andare a studiare altrove per cercare lavoro altrove. E noi quindi dobbiamo cambiare questa condizione, cioè dobbiamo proprio partire da lì. Quindi il messaggio è questo, cioè noi se vogliamo migliorare, abbiamo messo la chiave nel... l'importanza del ricambio e del rinnovo generazionale perché è il centro del mondo che cambia, non solo dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quindi il rinnovo generazionale che funziona dal punto di vista qualitativo non sta nella nascita, ma sta nel momento in cui i giovani entrano nella società e nel mondo del lavoro. Perché se noi rinnoviamo la società e il mondo del lavoro con i giovani, ben formati, motivati e con la voglia di dimostrare quanto valgono, oggi cresceremo di più, vivremo meglio e loro saranno in condizioni, se desidero, di avere figli e quindi aumentiamo anche la natalità anziché vederla ridursi. Quindi il nodo vero non è risolviamo la questione della natalità, del ricambio generazionale quantitativo nel momento della natalità che è bassa, ma il rinnovo vero è quello dei giovani oggi che stanno entrando nel mondo del lavoro, che si stanno formando per entrare nel mondo del lavoro. Se funziona questo rinnovo generazionale, tutti i meccanismi che consentono alla società e all'economia di alzarsi, di assestarsi, sono esattamente quelli che agiscono sulla curvatura opposta alla pendenza. Questo è l'elemento centrale che consente di cambiare le cose. Faccio, se posso, una metafora calcistica, tanto per provare a sintetizzare le cose. Allora, supponiamo che l'Italia sia come una squadra di calcio, ok? E i giovani siano in panchina e giocano quelli che non sono giovani, quelli che hanno sempre giocato e che sono lì. I giovani pochi e lasciati in panchina. Ma la squadra non gioca bene, perde, quando si confronta con gli altri paesi, nei partiti internazionali prende gol ed è meno competitiva, meno dinamica e meno aggiornata rispetto agli schemi nuovi del calcio, eccetera. E cosa succede quindi? Che i giovani dicono, ma cioè, io sono in panchina, perché devo rimanere in panchina? Cioè fammi provare, fammi entrare in campo. Perché devo vivere? Cioè devo essere parte di una squadra che perde e che mi lascia in panchina. Almeno ci provo e vediamo cosa succede. Quello che nella società italiana poi accade è questo. Cioè tu giovane che sei in panchina e che ti lamenti, allora sai che c'è? Dalla panchina ti alzi e vai in campo e vediamo quanto vali, che cosa sai fare. E allora vediamo quelle fragilità. Non sanno giocare, perché non sono allenati, non sono motivati, non sono stati fatti riscaldare, non sono stati fatti entrare nel momento giusto, non sono stati fatti entrare nel ruolo giusto. E quindi si demotivano, costruiscono frustrazione e diventano profezia che si autoadempie di avere giovani fragili che non servono e che è meglio lasciare in panchina. E quindi che cosa succede? O i giovani rimangono in panchina e stanno zitti, perché quando li buttiamo dentro sono fragili, oppure se voglio dimostrare qualcosa sono costretti ad andare a giocare nelle altre squadre che poi competono con noi e li vediamo fare gol nella nostra porta. È questo che vogliamo essere. Cioè quella fragilità lì le costruiamo noi. Perché nel momento in cui sono in panchina non li aiutiamo a riscaldarsi, a capire come sta cambiando le regole del gioco, non abbiamo attenzione specifica su di loro. Tu,
specificamente, non le tue competenze, anche quelle, ma tu come persona, che cosa vuoi essere, che cosa vuoi fare e come puoi portare il tuo fattore umano all'interno dei processi di sviluppo di un'azienda, di una comunità, di un sistema paese. Tu col tuo fattore umano, oltre che con le tue competenze tecniche. E allora, una volta entrata in campo, avremo una squadra di calcio che vince con i giovani che, anziché essere fragili, saranno i protagonisti all'attacco di un paese che cambia schema del gioco e che dimostra finalmente quanto vale con le potenzialità che ha. Esperienze positive, trasformative, che consentono ai giovani di rafforzarsi nella capacità di dimostrare quanto valgono, ma anche avendo dei coach che gli aiutano a capirci tu di che preparazione hai bisogno, in quale ruolo puoi dare meglio, ma anche una volta che entri in campo con un certo ruolo, perché sei stato formato in un certo modo, come può cambiare la squadra attorno a te, perché tu giochi meglio all'interno della squadra. Giocavi in difesa, giocavi ala, prova a spostarti di qui, prova a spostarti di là, migliora la tua prestazione all'interno della squadra e la squadra vince. Ce l'abbiamo oggi questa attenzione nei confronti dei singoli giovani? È questo che dobbiamo chiederci ed è questo che dobbiamo migliorare e tutto il resto lo costruiamo attorno. Sì, ringraziamo appunto il professore per questa bella serata insieme, molto istruttiva, che ci fa riflettere. E poi deve tornare a Milano. Grazie per essere venuti. Io